ragazzi, bonjour ragazze. Anche oggi nuova challenge. Ho visto girare questo video veramente ovunque, l'hanno fatto praticamente tutti tranne me. E penso di averlo visto da Chiara per la prima volta, ma l'ho visto fare praticamente da tutti gli youtuber americani che seguo. Cioè non ce n'è uno che non l'abbia fatto. Tatisha Paytas, l'ha fatto il fidanzato di Shane Dawson. Insomma l'hanno fatto veramente tutti. E quindi voglio farlo assolutamente anch'io. Cioè oggi andremo al McDonald's, al... come si chiama, il drive-in, drive-thru del McDonald's, e ordinerò quello che la persona davanti a me, quello che la macchina davanti a me ha ordinato, e poi mangeremo quello che la macchina davanti a me, a noi, ha ordinato. Ok, non so che cosa aspettarmi. Intanto premessa, numero uno, voi lo sapete, io abito a Trieste e qui di drive-thru non ce n'è manco uno, quindi il primo che c'è è il McDonald's di Koper, che è la prima città oltre confine sloveno. Quindi ragazzi, io per filmare questo video devo letteralmente andare in un altro paese, in un altro stato, e dal centro di Trieste è più o meno una trentina, quarantina di minuti fino al McDonald's. Mi sarebbe piaciuto molto filmare questo video per tutte le 24 ore, quindi colazione, pranzo, cena, ma tipo l'unico drive-thru che c'è anche lì è solo il McDonald's, quindi solo questo riusciremo a fare. Ma ho pensato che uno, ho una fame da lupi, magari facciamo più di un giro, non lo so. Vediamo un attimino com'è la situation, anche perché mi sto vergognando tantissimo, non so che cosa pensare e non so che cosa penserà la persona a cui ordineremo, perché non credo gli sia mai capitato di sentire tipo ok, ordino esattamente quello che hanno ordinato loro, quindi sarà molto molto strano, devo dire la verità. Anche interessante però, perché so che in Slovenia le cose del McDonald's non sono esattamente le stesse che abbiamo noi, quindi può essere anche un po' una sorpresa, può darsi che resteremo sorpresi e che magari ci arriverà qualcosa che in Italia al McDonald's non esiste, ma appunto in Slovenia sì. Quindi io sono pronta e direi let's go, aiuto! Ragazzi, siamo in Slovenia alla ricerca del McDonald's, vedo la M del McDonald's, voglio anche farvi notare che sto guidando io soltanto per questo video, perché altrimenti non guido praticamente mai, ma visto che devo farmi io la figura del cavolo allo sportello, direi che questo è quanto. Allora, non so, allora vedo la M del McDonald's, è lì, quindi dovremmo essere al punto giusto? Ma non si può girare di là, però in qualche modo ci arriveremo, in qualche modo ci arriveremo. Ma ci siamo ragazzi, il McDonald's c'è ed è l'unico McDrive che possiamo raggiungere da Trieste, perché tipo il primo è, non lo so, in Veneto, e quindi questo era più vicino per noi. Quanto ci abbiamo messo? Una mezz'ora da Trieste, diciamo, dai, circa una mezz'ora, 20 minuti. Ok ragazzi, ci siamo girati con successo. Adesso dovrebbe essere non questa ma la prossima. Ma qua devo stare qua o devo andare là? Prova ad andare a destra. Tutto un po' complicato qua. Le strade sono parecchio diverse dalle nostre. Sorride, vero? Allora la M è là, quindi la prossima a destra dovrebbe essere la nostra. Penso che si entra da qua. Qua. Sì, seguo la macchina che è andata prima di me. No, sì. McDrive. Ok ragazzi, ci siamo. Me lo sento che hanno preso un fillet o fish plane, come piace a me. Impossibile. Ma siamo nel parcheggio qua? Ma sì, guarda, McDonald's, come no? Avanti. Ok. Allora ragazzi, il mio problema è che io al McDonald's prendo tutto menù strani, tipo panino plain, senza salse, quindi sicuro, matematico, che non potrà essere qualcosa che mi piace, a meno che non siano patatine semplici e McNuggets, quindi non so come andrà questa challenge, ma ci proviamo. Aspetta, dove... Allora, dritto. Sì, eh? Sì, c'è la freccia. Dove? Drive, dritto. Ah, sì, infatti. Okay. Ecco. Oh mio Dio. Ok, allora non so se le cose che hanno qui sono diverse dalle nostre. Ovviamente dovremmo ordinare in sloveno, ma vi metterò i sottotitoli. Ah sì, vedi, certi dolci noi non li abbiamo, tipo quella specie di crostata Juicy Jane. Che cacchio di panini? Oh mio Dio, ok. Dobar dan. Dobar dan.
Ja, Jasmin naručila isto naručilo kod ti je naručio auto pred mano, prosim. Isto. A to je zagrate ono igrico? Ja, je YouTube video. Ok. Do zadnjega prosim 2 evra. Ja, hvala. Hvala. Mi ha detto fino all'ultimo sportello 2 euro, quindi non deve aver ordinato praticamente niente. No, vabbè, dovremmo rifarlo. Aspetta, mi passi. Cosa, perché ridi? Mi ha detto, ma quindi giocate a quel giochino? Evidentemente non siamo i primi a farlo, non lo so. Pensavo di essere originale, invece probabilmente no. Ma 2 euro cosa sarà? Cosa avrà ordinato? Un milkshake? Un gelato? Niente, non avrà ordinato, vabbè. More. Stasera dieta. No, no, facciamo un altro giro e... Sì, adesso ma stiamo qua tutta la sera. Ma sì, dai, non si può. Cioè, ma come puoi ordinare una roba da 2 euro? Ragazzi, un menù, è ora di cena, cioè siamo seri. 2 euro. Non mi ha detto cosa, però è stato bravo, perché sì, mi ha lasciato la sorpresa. Bravo, bravo. C'è un bambino in macchina, quindi magari è un gelato che hanno preso per il bambino. 2 euro. 2 euro cos'è? Un gelato, sì, penso. Un gelato. Oppure può essere... No, il toast qui non c'è in Slovenia, da quanto ne so, quindi... Poi il toast da noi costa 1 euro. Ci siamo. Ok. L'ultimo mi ha detto. L'ultimo? Sì. Mi ha detto dosadniga, quindi... Ah, sì. All'ultimo sportello. Uh-huh. Oh mio Dio. Però è stato carino, ma giocate a quel giochino. Sì, pensa quando ripasserà di nuovo e dirà di nuovo. No, ma prima aspettiamo. No, prima mangiamo quello che c'è da mangiare. Aspettiamo un po'. Sì, ma consumiamo e poi sempre... ritorniamo aspettando che passino altre macchine. Sarà sempre lo stesso tipo che risponderà. Non è che cambia. E vabbè, si divertirà, dai. Ovviamente sai che dovrai mangiare tutto da sola. Sì, lo so, grazie. Al massimo ti posso aiutare con la bibita. Ah, grazie. Se qualcuno ordina la bibita. Che Eric si rifiuta di mangiare al McDonald's, dovete sapere. Vabbè, se non piace, a me non mi piace. Non è vero che non ti piace. No, non piace. Non ti piace? No. Ma neanche le patatine non ti piacciono? Ah. Impossibile, sono buonissime. Sono le più buone patatine al mondo per me, quelle del McDonald's, che sono tutte flaccide, sì. Mi piacciono tanto. Per me sono più buone quelle. Le patate di casa. Quelle rosse. Sì, ok, vabbè, se hai l'oro. Quelle vengono buone, vediamo, con la patatina. Vediamo che cosa prendo, vediamo che cosa gli danno. Cosa gli ha dato? Non so, per adesso niente. 2 euro credo gli abbia dato, adesso ha pagato. Ah, non si sa, c'era il sacchetto, quindi ancora non so che cosa sia. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Vai, vai. Oh mio Dio. Ciao, dove andiamo? Chissà cosa mangerà adesso Nicole. Basta che non sia un hamburger. Io odio gli hamburger. No, 2 euro un hamburger. Sì, guarda che mi sa che costa 2 euro. Aspettate, sì? Se in offerta. Voilà. Ha preso le salviette. Voilà, ciao. Ok, andiamo a parcheggiare da qualche parte e poi controlliamo assieme che cosa dovremmo mangiare. Ok, ragazzi, è arrivato Ta-da! Il momento della verità. Fammi sentire l'odore. No, rovinare una sorpresa. Dammi qua, cos'è? Allora, posso solo dirti che sei stata fortunata. Come fortunata? Perché non c'è salsa e roba del genere? È un filetto fish? No. Oh, sono le patatine! No! Sono 2... Ma come, 2 euro ci sono? Aspetta. Patatine piccole. Ragazzi, non ci posso credere. Ah! Patatine piccole. Ok? Patatine piccole. E poi c'è una salsa. Ah, sarà la maionese. Con panna acida, che non so se in Italia esiste la stessa per panna acida da McDonald's. E poi, ragazzi, c'è un cheeseburger, ragazzi. A meno che non sia plain, cioè con solo carne e formaggio al massimo, non mi piace. Perché io non mangio salse, non mangio cetriolini. No, c'è ketchup. Fammi vedere. C'è ketchup, una specie di sottiletta. Una specie di sottile, sì, non so, il formaggio. E il formaggio.
Lo sapevo che c'è il cetriolo. Cetriolo, ketchup, altre salse, sembra di no, carne e formaggio. Vabbè ragazzi, passatemela, io questa fettina di cetriolo la toglierò, però almeno insomma mi è andata, devo dire, abbastanza bene effettivamente, perché dai, almeno qualcosina, cioè, riuscirò a mangiare. Questo controlli lo scontrino? No, guardavo quanto costa tutto questo. 2 euro. 2 euro, ragazzi. Penso che qua costi un pochino meno rispetto all'Italia, perché patatine piccole, cheeseburger, 2 euro. Non è niente male, non è niente male, devo tu dire. Tu sei affezionato, saprai i prezzi? No, non li so a memoria, so che costa poco, ma... Scusatemi per questo scempio, ma io il cetriolino devo toglierlo, ragazzi. È più forte di me. Comunque c'è una specie di strana salsa giallognola che spunta, sicuramente è senape. Ma... Non vedi che c'è una salsa strana giallognola? Ah sì, quella... Mostarda, senape, maionese. Per me sono tutte uguali, non mangio salsa. Vabbè, ragazzi, poteva andare peggio, poteva essere... Sì. No, non poteva andare peggio. Come no? E cosa poteva essere? Poi tirava, non so, quei panini là, quei così alti. Beh sì, effettivamente, forse. Dove dovevi mangiare tutto. Sì, è vero. Invece questo, insomma... Oh. Non ho mai mangiato... la carne al McDonald's, mai mangio sempre solo o pesce o pollo, ma mai la carne. È strana, molto sottile, è strana, vi devo dire la verità. Cosa mangi? Cosa fai tu? Provavo. Non hai detto che non ti piace la roba del McDonald's, neanche le patatine non volevi? Provavo queste patatine, prova, sono buone. Non c'è il ketchup però con le patatine. Eh no, perché forse la signore salsa di prima con la panna acida. Ha chiesto espressamente la salsa con la panna acida. Sì, in Slovenia va tanto, vuoi? Si dice omaka schisto smetano. Perché sì ragazzi, parliamo anche sloveno noi, essendo vicino al confine. Ma vuoi questo? No grazie. Ah. Non mi piace la panna acida. Allora, metti qua, no? Sì. E sento un po' anche... il cetriolo, ho detto gusto il cetriolo e non mi piace per niente. Ditemi quello che volete ragazzi, ma di una cosa io sono sicura, ho poche certezze nella vita, ma una certezza è che i cetrioli puzzano di brutto. Ma cosa fanno? I cetrioli puzzano di brutto. Sono buonissimi i cetrioli. Puzzano di brutto. Ma fanno bene una cosa, ma puzzano. Ma che puzzano? Sento la puzza a chilometri. Ma sì, a parte che non puzzano, ma hanno un buon odore. Puzzano. Si vede che sono un pochino difficile con i gusti, però... No, perché? Scusa un attimo. Cioccolata non mangi, pomodori non mangi, cetrioli non mangi. Senti, guarda che ti faccio scendere qua. La macchina tua. Ti lascio qua la macchina tua. Una cosa è strana però, cioè... ma vuoi un morso di questo panino? Dai, fai un morso per la challenge, dai, su per i followers. Aiutami a mangiare sta roba. Una cosa è strana però. Sono anni che non mangio più. Infatti ora devi cominciare, dai. No. Una cosa però è strana. Cioè tu ordini un cheeseburger, ordini le patatine e da bere niente, io ho sete. Ma magari lui o i tipi davanti avevano un bottiglietto d'acqua. Ok, ho capito, ma non puoi non ordinare da bere. C'è il menù. Cheeseburger menù, ti prendi cheeseburger menù e la Coca-Cola praticamente è regalata. Ma adesso fai un altro giro? Ma io pensavo di sì, tu? No, no, io voglio vedere quello che ordina magari 40 euro di roba. No, da mangiare. E vabbè, dai, ceniamo un po' di più. Allora, io spero adesso che abbiano preso Chicken McNuggets. Un McFish o Chicken McNuggets e qualcosa da bere. E possibilmente anche un milkshake, non mi dispiacerebbe. Ok, ragazzi, secondo round. Ci siamo, andiamo a vedere. Io ho una sete terribile, quindi spero veramente che quelli davanti a noi ordinino qualcosa da bere. Comunque è molto divertente questa cosa. Più che altro non so che cosa penserà il tizio che mi vede per la seconda volta fare la stessa identica cosa. Penserà che mi sono bevuta il cervello. Ci siamo ragazzi. Ci risiamo. Spero che quello abbia finito il turno e che ce ne sia un altro. Dobrodan, povedzte. Ja, dobrodan, jaz bi spet naročila, kar je naročil avto pred mano, hvala. Ok.
Lasagna prossima. Voilà. Per 7 euro. Ya. Yeah. Quanto hai detto? 5. 5 euro? Mm-hmm. 7 euro. 7 euro? Yeah. Ho capito Petmeister, ho capito 15. Petmeister? Non lo so, si è sentito male. Comunque mi ha detto di andare di nuovo fino all'ultimo sportello. Ok, quindi davanti a me c'è una Golf nera e loro sono quelli che hanno deciso il nostro ordine. Quindi vi prego voi, vi prego, qualcosa da bere, vi prego. Qualsiasi cosa, purché sia qualcosa da bere. Possibilmente una Coca Zero, se non è chiedere troppo, grazie. Voglio proprio vedere che cosa gli passa. Ah, ok, adesso sta pagando. Gli ha tornato il resto. Oh mio Dio, è una busta enorme. Oh mio Dio. Penso che siano 15 euro, decisamente, non 5 ma 15. Ok, ci siamo. Che figura mi sto facendo. Però al contempo mi diverto. Ciao. Drogarunda. Ja, Drogarunda. Secondo giro. Mi si vede la me. Kai. Mi si vede la. Zakai. 7 euro. Appena 7 euro. Ja, 50 euro. Sì, heads up. Mi ha preso in giro, non erano 50 euro. Mi ha chiesto se gli ho creduto. No, vabbè, grandioso. Avevamo sentito qualcosa col 5, però non si capiva cosa. A meno male, non mi prendeva un colpo. Ok, aspetta, aspetta. Non capire, non so. Voilà. 6,60 euro. Ah. Credo, aspetta. Sarà... Sì, 6,60 euro. Sarà due panini, e patatine e una bibita, tipo. Spero che ci sia qualcosa da bere. Voilà. E vai, finalmente. Ah, tieni, vacca. Aiutami, tieni. Anche l'acqua per me. Qua la lepa, ciao. Ciao. Ok, torniamo nel nostro parcheggio ormai. Questo che mi prende in giro, mi dice 50 euro. No, vabbè. Allora, sullo scontrino, Rachun, non so se si riesce a leggere. Rachun significa scontrino, conto in realtà, e sono 6,60. Allora c'è un McChicken grande, patatine grandi, Coca-Cola da mezzo litro, quindi grande, spero sia zero, ma credo di no, un'acqua naturale da mezzo litro, e poi qui c'è scritto il cliente non vuole, credo salse o roba varia. Allora, vediamo un attimino che cosa mi ha dato. Allora c'è l'acqua, effettivamente, rigorosamente di marchio sloveno, la Radenska. Fantastico. Poi c'è la Coca-Cola, che assaggeremo subito per vedere se è zero o no, ammesso che io riesca a capire la differenza. Decisamente Coca-Cola normale, perché è super dolce, però vabbè, poteva andarmi peggio. Poi abbiamo, finalmente, ragazzi, le patatine grandi. Non si possono vedere quelle piccole, veramente, non si possono vedere. E poi c'è il McChicken grande. È andata bene. Tu pensi che mi sia andata bene, ma secondo te ci sono sal... Oh mio Dio! Già vedo cose... Oh! Ti diverti? Ok, allora, purtroppo... No, cos'è, lattuga, insalata? Tutto, sì, ma sta roba io la tolgo, me ne frega niente. C'è una salsa strana che viene appiccicata alla lattuga. Sta challenge, però. Tu senti, pensa. Cioè, tu intanto mangi le patatine che hai detto che non mangiavi McDonald's. Cioè qua devi mangiare quello che mangia quello davanti, eh? Sì, sì, ma con qualche accorgimento. No, quindi... perché sennò non vale. No, no, questo lo tolgo, a meno che tu non voglia mangiarlo, però questa... Toglieremo solo questa insalata e il resto... Va bene, va bene. Però no, non c'è altro. Peccato, un dolcetto, niente, vabbè. Tu fai il terzo giro? No. No, troppo. Sinceramente troppo. Fine. Allora, faremo questa autopsia a questo panino. Sì, buona. Vuoi? No. Vuoi? No. Sicuro? No. Sicuro? Mangio. Ma cos'è sta salsa? Che schifo. Quella... Tipo maionese. Ah, è maionese. Ma l'odore della maionese, devo dire, tra tutte le salse è il meno peggio. Ci siamo, credo di aver ripulito abbastanza bene tutto il panino.
gente che mi guarda male. Tutto il panino da varie salse e varie robe. Quindi direi che adesso possiamo iniziare a mangiare. Grazie, buon appetito. Tu mangia pure, ma non vuoi un morso? Dai, un morso per la challenge. C'è il pollo, no? Pollo. Com'è? Tipo un chicken McNuggets grande? Però una cosa mi chiedo, ma perché tutti ordinano le patatine senza il ketchup qua? Cioè, no, vabbè che ho detto che salse non le mangio. In realtà il ketchup lo mangio solo con le patatine, a volte. Per via che sono in auto, quindi magari si rovescia, si spunta tutto. Ma come si fa? Invece di bestemmia ordinare le patatine senza il ketchup. Questo panino non è niente male, vi dirò. C'è il Mexican in Italia? Sì. Cioè, per forza. L'unica cosa che ho visto di diverso sul menù, così passando, erano quelle specie di tipo torte, tipo bianca e rosa, no, pita le chiamano qua, tipo degli involtini dolci, come delle crostate ma chiuse, con all'interno vari gusti. E stavolta ho visto che c'era il lampone, che tra l'altro è il mio preferito, infatti speravo che qualcuno, perché a Lubiana anni fa quando c'era lo prendevo sempre, però speravo, sì, la pita. Pita sgozni mi sa deji, la pita con i frutti di bosco. Però nessuno l'ha ordinata, mannaggia. E sicuramente cambiano anche i prezzi a questo punto, perché quanto costerebbe in Italia, ragazzi? Quanto costerebbe prima il cheeseburger con le patatine piccole, perché qui abbiamo pagato 2 euro e più la salsa di prima che era la panna acida. E qui abbiamo preso McChicken grande, cioè McChicken con patatine grandi, coca grande e un'acqua da mezzo litro. Non c'è l'altro, giusto? No, patatine dietro. No? Patatine grandi. Qui questo l'abbiamo pagato 6,60. Quanto costerebbe in Italia? Secondo me un pelino di più. Vedi che dice magari si inventava e mi dava tipo 500 milkshake. Mi faceva comprare 500 milkshake, così gli davano tipo il premio produzione che ha venduto 1000 euro di roba in un pomeriggio. Ma se era vero... 50 euro? 50 roba... Meno male che non abbiamo capito, se no mi prendeva un colpo. 50 euro al McDonald's, quanta roba ti prende? Tanta! Mamma mia! Ragazzi, abbiamo finito tutto assieme, ho mangiato quasi tutto il panino, poi l'ha finito Eric, che adesso è andato solo a buttare tutte le immondizie che avevamo, finite tutte le patatine, finita la Coca Zero, è avanzato solo ancora un po' dell'acqua, quindi diciamo che challenge si può considerare superata? Spero, nonostante io abbia tolto quel cetriolino e quella lattuga, ma spero che si possa considerare superata. Comunque devo dire che mi sono divertita un sacco e mi è piaciuto tantissimo, e anche il tizio del McDonald's, il ragazzo, si è divertito un sacco. Mi piacciono troppo queste challenge, sono super divertenti. Che alla fine sono super timida per, di solito, però per questa cosa mi sono divertita e mi è piaciuto. Forse ordinando e non c'era il tizio, ma c'era soltanto la colonnina, quando ho ordinato era un pochino più semplice, cioè non mi sono vergognata tantissimo. Cosa pensi di questo challenge? Cosa devo dire? Ah, non lo so. Ti piace fare questo challenge? Sì, sono divertenti. No, sono divertenti perché anche le altre persone esterne Si divertono. È vero. Il ragazzo si divertiva. Per fortuna che non abbiamo capito che ha detto 50 euro, perché abbiamo capito 5, cioè 5, sì, 15, sì. 50. Mi hai creduto, quando ti ho detto 50? Io... sì. No, vabbè, simpatico però, super. Sì. Se devo fare altre challenge al drive-thru, vengo sicuramente qua, ragazzi. Assolutamente, anche se in realtà stanno per aprirne uno a Trieste, cioè almeno così sembra. Ma ormai sono affezionata a questo, mi sa che le prossime challenge torniamo. No, vabbè, però molto carina questa challenge, mi sono divertita, mi è piaciuto un sacco. Peccato non poter fare appunto tutte le 24 ore, quindi colazione, pranzo, cena, ma questo è l'unico drive-thru che c'è, tipo per, non lo so, fino a, che ne so, il Veneto oppure Ljubljana. Quindi, che è la capitale slovena, che è no, guardavo online e tipo il primo è sul confine con il Veneto a Pordenone, che non sia McDonald's, no, quello era McDonald's mi sa, perché dovevo cercare un'altra cosa, tipo Burger King, KFC, qualsiasi cosa. Beh, i primi erano tutti o in Veneto o tipo a un'ora da Trieste, anche più, quindi
non fattibile, però questo è stato molto carino. Spero vi sia piaciuto questo video, mia family. Domani ci vediamo con un nuovo video, mi raccomando, assolutamente, perché ho un sacco di idee nuove per nuovi video, idee pazze. E quindi bacio grandissimo, a domani, ciao. Ciao.